Queste sono decine e decine di salici. Si trovano alla fine dell'isola Respubblica e possono essere spiantati per essere piantati nelle parti dell'argine destra che sono rimaste senza protezione. Ecco, ce ne sono tanti. I salici sicuramente non saranno un problema, quello davanti a me lì in fioritura è un nocciolo, anche di questi ce ne sono tanti. Probabilmente anche questo salice qui, questi salici qui molto più grandi, sono facilmente asportabili perché hanno le radici quasi tutte del tutto fuori, la piena li ha quasi sradicati. In quest'area qui ahimè c'era una di queste pietre sagomate con il taglio del passaggio della paratia. In questo momento qui il letto si è alzato con parecchia ghiaia, dunque aria e l'aironi che vanno bene. Bellissimo il fiume adesso, è bellissimo, c'è l'acqua, la portata, il greto, poi alzi gli occhi ed ecco qua. Il lavoro dell'uomo. Sono colorato. Questa piena di 2 settimane fa è stata molto più forte delle altre perché io il greto così ampliato non l'ho mai visto. Si è portata via parecchia parte della sponda destra. E questo è testimoniato dal fatto che molti alberi che erano la sponda adesso stanno nel greto del fiume. Questo qui caduto c'era già prima. Anche questo portatone già c'era. Infatti io ho tanti video di questo greto, veramente sono colpito, sembra il doppio e forse lo è, ecco, forse lo è.
Guarda qui, questo è un classico. E qui addirittura ha portato via la terra tirando fuori le radici di questi grandi alberi che adesso non potrei dire, ma se ricordo bene addirittura erano dei platani, qui c'erano dei platani su questa sponda, chiaramente piantati dall'uomo. E sì, eccolo qua le foglie, infatti, adesso le sto vedendo, non mi sono sbagliato. Erano dei platani, erano ben protetti, adesso, ecco, primo piccolo segno, le radici, di volta al fiume, sono fuori. Un altro paio che viene così, e queste... E questi cadono, ma sono bellissimi, mannaggia, bisogna proteggerli, bisogna proteggerli. Ecco qua su un altro fronte frana, e questo è consistente, probabilmente qua giù ci sono anche gli alberi che sono caduti ecco qua, è molto ampio, bisogna andare su a vedere come stanno le cose, ma è evidente che questa è un cedimento nuovo. Ma è qui. Si è creato un allargamento interessante. Dai tronchi posso vedere che questi sono degli ailanti, noccioli, parecchi, ecco, tutti in fiore. Questo è l'albero della mittigola. Quando venivo in silenzio la trovavo sempre qui e poi spiccava il volo. Le radici ovviamente erano sulla terraferma. Oggi si trovano a 3 o 4 metri dalla terraferma. E qui c'è un taglio, a me sembra artificiale, probabilmente fatto dalla ditta che stava lavorando dopo la piena, però prima non c'era, per non fare arrivare la piena, diciamo, intera all'abitazione, quindi per mettergli una parte. Ritornasse al fiume qui, ce n'è anche un altro di taglio più avanti, quindi la ditta è venuta qui a cercare di riparare a qualcosa che aveva creato
E questi una volta erano su. Il vecchio albero di Natale realizzato da Elisabetta, Angelica, Emanuele e Pierluigi. Perline colorate, questo muro di contenimento della parete, muro o roccia, non era così nudo. Ah, adesso si vede molto bene, è proprio un blocco di forse di arenaria, o roccia, non so, non me ne intendo. Adesso è totalmente scoperto, la terra non lo protegge più, e questo probabilmente creerà ulteriori movimenti franosi in cima. Eccolo qua.